Ok, ciao a tutti, ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Siamo oggi abbiamo ospite Letizia Ciampa! Ce l'abbiamo fatta! Emozione! Allora, vero. Tutti voi lo sanno già che Letizia è la doppiatrice di Emma Watson e quindi di Hermione nella saga di Harry Potter. È inoltre la voce italiana di tre protagoniste dei live action Disney, cioè di Belle, fatta, interpretata sempre dalla Watson, di Cenerentola e di Alice. È la voce di Daenerys nel Trono di Spade. L'ho detto bene perché io non lo devo. No, Daenerys. L'abbiamo detto dieci volte. L'abbiamo detto 10 volte e io 10 volte vi ho detto, ragazzi, io sicuro non sbaglio. Andiamo. È inoltre la voce di Bloom nelle Winx e poi ovviamente ha doppiato tantissimi altri personaggi. Se avete seguito anche Dragon Trainer ieri, è anche la voce di uno dei personaggi di Dragon Trainer. Esatto. Bene, cominciamo direi con le domande. Noi abbiamo preparato delle domande. Cominciamo con le domande. Innanzitutto grazie Letizia per aver accettato il nostro invito. Noi siamo super 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 emozionate di averti qui, perché insomma sia noi ma anche praticamente tutte le persone che ci seguono sono cresciute con la tua voce e comunque continuano a crescerci perché continui a interpretare personaggi amatissimi, appunto basta ricordare Daenerys di Game of Thrones, che è una cosa molto recente ma che tutti amano, o comunque molte persone amano. Quindi intanto grazie davvero di aver accettato il nostro invito e un grazie da parte grazie di tutti per le tue meravigliose interpretazioni che comunque caratterizzano dei personaggi a cui siamo molto molto legati. Beh, quindi grazie da parte no, ma guarda, noi siamo veramente sincere, tutto quello che diciamo viene veramente dal cuore, quindi ecco, è quello che pensiamo davvero. Grazie. E allora inizio subito ad interrogarti con le nostre domande, insomma. Inizio con le domande un po' di rito che facciamo un pochino a tutti i doppiatori, ovvero come sei diventata tu doppiatrice e quali consigli ti sentiresti di dare a chi vuole oggi intraprendere questa strada, questa carriera. Allora, eccoci. Intanto grazie dell'invito, vi ho fatto aspettare un pochino, però alla fine ci siamo, ce l'abbiamo fatta. Allora, io ho cominciato con mio papà, in realtà faceva parte dell'ambiente e diciamo che lui era un rumorista, che è un lavoro che non esiste più ormai, e quindi comunque aveva questa sala affascinante con un sacco di cose, di, che ne so, le noci di cocco per fare i rumori dei passi dei cavalli, sai, queste cose qui, no? Sì, quindi io ero piccolina, quando andavo a trovarlo lui era in sala seduto con dei pezzi di moquette o di parquet o scarpe, una scarpa da donna, una scarpa da uomo, Lui era seduto con il microfono, insomma, vicino a lui e faceva i passi con i tacchi o con le scarpe da uomo. Insomma, era una cosa super affascinante che vabbè, ormai comunque non, diciamo che piano piano è sparito come mestiere. E quindi niente, insomma, nell'ambiente sapevano che lui, come già vi hanno raccontato alcuni colleghi che avete intervistato, perché l'ambiente è comunque, già all'epoca, insomma, era un ambiente un po' chiuso. Adesso magari è un po' più facile, certo, in quest'anno non è che non aiuta nessuno la pandemia, quindi insomma, da quel punto di vista è un po' ristretta la cosa. E quindi i bambini servono sempre, perché poi mano a mano che crescono chiaramente sviluppano, quindi cambia la voce anche, no? Se pensate a un maschietto che magari, che ne so, comincia, certo, che ha 7, 8, 9 anni, poi dopo un paio d'anni, che ne so, 12, 13 anni, comincia a cambiare la voce, quindi oddio, panico, no? Dobbiamo trovarne subito uno, capito? Quindi è un po' così. E quindi io, niente, loro, insomma, nell'ambiente sapevano che lui aveva questa bambina più piccolina, perché già aveva cominciato mia sorella qualche anno prima,
e poi diciamo che hanno, i miei hanno cercato di puntare su altro, sulla scuola. È una cosa che, sai, anche i genitori devono saper gestire bene, no? L'agenda di certo. Un bimbo che comunque comincia i primi passi nell'ambiente. E quindi niente, quindi insomma io ho cominciato così con una persona dall'ufficio che chiamò mio padre e gli disse: guarda Antonio, abbiamo un film, però ci serve una bambina, certo dobbiamo fare un maschietto, però magari ci puoi portare Letizia, ci ricordiamo che insomma dovrebbe avere 8-9 anni. E quindi niente, sono andata a fare questo provino, e il provino era per il film Un giorno per caso, giusto appunto, perché poi è cominciato tutto un po' così, e quello con George Clooney e Michelle Pfeiffer, e niente, ho fatto il provino con Michele Gammino, e lì ho conosciuto quella che poi è diventata praticamente mia sorella, che è Gemma Donati, e ci siamo incontrate là per la prima volta, diciamo, quindi lei faceva la femminuccia, io ho fatto il provino sul maschietto, che aveva 4-5 anni, perché comunque le bambine si possono adattare anche ai bimbi piccolini, no? Sì, quindi, sì, certo. E quindi è andata bene. Poi vi posso raccontare il retroscena, ossia esce il film al cinema e mia madre, all'epoca c'erano le videocassette, no? E mia madre praticamente per la prima volta si vede il nome della figlia in televisione, quindi pazzesco. Chiude le tende di casa, del salone, e comincia a mandare avanti e indietro la scena, coda, no? Mi sto là davanti alla televisione, oddio, orgoglio di mamma. Però diciamo, sì, insomma, è stata una bella emozione. Poi mi sono trovata a Leggio in quel momento con Francesco Pannofino, al quale chiesi un autografo subito. Poi te lo sei ritrovato anche dopo. Esatto, infatti. Esatto. E Emanuela Rossi, che era Michelle Pfeiffer, quindi insomma, top. Quindi, diciamo, ho cominciato così, poi piano piano. Poi, consigli. Allora, io sarei ipocrita a dare dei consigli, nel senso, avendo cominciato da piccolina, chiaramente, quando cominci da piccolo, tante cose ti vengono naturali, no? Non a tutti, perché non a tutti. Però sicuramente fai un po' quello che diciamo sempre, fai un po' da spugna, cerchi di, cioè apprendi velocemente comunque quello che fanno intorno a te i colleghi. Certo. E sicuramente prima era più facile perché in sala eravamo tutti insieme. Quindi già da un po' di tempo cominciamo a fare colonne separate, quindi significa che stai da solo al leggio. E adesso con la pandemia chiaramente ancora più. Certo, più difficile. Quindi chiaramente siamo esatto, entriamo da soli, facciamo tutto da soli, eccetera, eccetera. Mentre magari prima c'avevi l'appoggio anche del collega, anche per fare, che ne so, una scena d'amore, insomma, cose così. Quindi, essendo, cioè nel senso, a me viene tutto molto naturale. Come vedete, sono una romana doc, cioè proprio... quindi, insomma... la magia è proprio questa, no? Cominciare da piccola, tenere comunque, rimanere attaccata in qualche modo alle tue origini. Poi mio padre, per esempio, scriveva poesie in romanesco, quindi io sono cresciuta in una casa proprio di Roma, ok? Proprio di romanità ad alti livelli. E tante persone quando mi incontrano mi dicono: no, vabbè, ma io non ci... A volte mi nascondo da questa cosa, perché chiaramente parlando in romano, ma che tu che lavoro fai? Poi, capito? Perché dico così, almeno la spango in questo modo. E, no, in realtà mi piace un sacco parlare con le persone, come avete capito sono molto logorroica. E, no. E quindi, dicevo, venendomi tutto molto naturale, se tu mi chiedi: ma come la devo appoggiare la voce? Io lo sto capendo adesso, nel senso, sto crescendo, mi sta cambiando la voce, e la voce cambia anche in base a quello che ti succede nella vita, no? Perché poi noi doppiatori, il nostro lavoro è questo, rifare più o meno, insomma, esattamente, diciamo, quello che fa l'attore, se l'attore è molto bravo. E, comunque ci devi mettere del tuo. Quindi tante scene, io per esempio ho perso mio padre che avevo 14 anni e poi negli anni mi sono arrivate un sacco di occasioni, un sacco di film o di serie dove magari ho fatto parti drammatiche o magari una figlia che aveva perso il papà, eccetera, eccetera.
E devo dire che questo lavoro è una grossa terapia da quel punto di vista, perché vai a lavorare proprio sull'emozione e tu riesci a riportare quell'emozione che hai provato tu, la trasformi ma la metti là. E io credo che questo sia il punto di forza poi per noi doppiatori o per chi magari rimane nel cuore, no? Quando le persone ti dicono no, mi sei rimasta nel cuore, oppure... Non lo so, una volta mi colpì tanto una lettera che mi mandò un ragazzo e lui era non vedente e mi scrisse una lettera meravigliosa e io credo che questa sia una cosa pazzesca che ti leva il fiato, perché tu dici io faccio il lavoro mio tutti i giorni, magari sì, faccio personaggi diversi, ok, torno a casa, non ci capisco niente, sono pazza, e poi leggi una cosa del genere e dici wow, ok. Lui ha percepito tramite la mia voce, sono arrivate quelle emozioni, no? Mm-hmm. E questa è una cosa pazzesca. Quindi, tornando al discorso dei consigli, io credo che se lo chiedete a me, dopo tutta la premessa che vi ho fatto, quello che puoi fare è sicuramente mettere tutte le tue emozioni, studiare, sì, però ripeto, sarei ipocrita perché io non ho studiato, io ero piccolina, stavo lì buttata, sono stata fortunata, diciamo, a seguire i grandi, no? Quindi studiare sicuramente dizione, ok, anche se poi con me c'avete l'altra faccia della medaglia, ossia io alleggio magari parlo in italiano perfetto, certo. A casa sono un'altra persona perché lascio andare, certo, no? Certo. E quindi magari certo. Non lo dovresti mai. Però io credo che questo sia anche il mio punto di forza, nel senso che rimango attaccata a quello che sono in realtà e questo mi aiuta tanto, perché veramente fare una vita che la mattina sei un cartone e all'1:30 sei una, che ne so, un serial killer e poi è tutta sopra le righe, capisci che non è proprio il massimo. Quindi, quindi niente, so... Molto bella questa cosa delle emozioni. Comunque, penso che sei la prima che ce la dice, una cosa del genere, cioè sì. Anche magari riportare appunto te stessa, ma proprio a livello di emozioni nei personaggi, perché magari appunto ci sono dei personaggi che si allineano un pochino a quello che anche sei tu o quello che stai provando tu, e poi magari quelli sono anche quelli che ti riescono meglio perché ti butti anche te stessa dentro, quindi assolutamente. È una cosa molto bella questa, veramente. Beh, ok, ho risposto bene, quindi... Certo! Grazie! Prima domanda andata! È andata! Vai! Vado io con la seconda domanda, che potrebbe essere scontata, ma che secondo me in realtà non lo è, perché abbiamo fatto la stessa domanda anche ad altri tuoi colleghi che hanno doppiato altri personaggi. Convinte che fosse scontata, invece no. Ossia, se ti piace la saga di Harry Potter... Se sì, se hai letto lì i libri, qual è il tuo preferito? E tra i film qual è il tuo preferito? E poi a quale casa ti senti di appartenere? Quanto tempo abbiamo? Quanto ne vuoi, guarda! Allora, io ho cominciato a leggere i libri dal quarto libro in poi. Prima li ho snobbati. Questa è la prima cosa. Seconda cosa... Quando ho fatto il provino non avevo idea di chi fosse Harry Potter. Sì, non era ancora proprio... troppo famoso qua in Italia, grazie al film. Esatto. Erano usciti i libri a Londra, sì, non sapevo niente. Ok, quindi già questo è una cosa. Ti posso dire il film che non mi è piaciuto, cioè che non mi piace, diciamo, di tutti. Tra tutti che... è quello meno. Tra tutti, il terzo io non ce la faccio. Grazie. Oh, perché tutti in pace lo dicono, è il più bello. Oddio, sì. La pensate come me? No, perché, cioè, ti giuro. Se uno ha letto i libri, cioè, il libro, il terzo è bellissimo, però il terzo film, cioè, secondo me, non è fatto molto bene. Cioè, salta un sacco di cose. Ti posso dire, secondo me, anche perché comunque era molto diverso dai primi due. Perché la fotografia... È stato come... il cambio di regista, no? Sì. Però sai, comunque, pure vedere lei con sta felpetta rosa, un po'... perché io c'ho utile di mise. Sì, insomma. Vero, brava. Però molto, il nostro è uno dei preferiti. Diciamo, è uno dei più amati. In generale, quando mettiamo i panni, sì. Ah sì? Sì. Noi tutte le volte ci diciamo sempre, boh, sarà che non ci capiamo niente, non lo so. Boh.
Vabbè. Vabbè, ci sono, io la penso sempre degli elementi belli anche nel terzo, sì, però sì, tra tutti quanti. Sì, sì, ovvio che la storia è sempre bella, però se uno va a guardare proprio il film, magari. È quello un po' in mezzo, nel senso che sì, loro comunque li ritroviamo un po' cresciuti, no? Rispetto ai primi due, quindi già quello forse ci fa un po' strano. Già Hermione che si ribella dal cazzotto a Draco, quindi capito, tutta... Però nel frattempo ci sono un sacco di elementi nuovi, belli, solo che tra il secondo e il quarto, sto terzo, niente. È stato molto... Ma è così, deviato molto. Quindi, ma vabbè, a parte Fierobecco. Okay. Poi la e ovviamente Grifondoro, chiaramente, tutto di Serpeverde, Corvonero, cioè no. Grifondoro tutta la vita. Dei libri poi non sei riuscita a recuperarli, i primi tre? No, i primi tre, cioè, ce li ho, però non li ho letti. Leggere il terzo perché... No, il terzo leggilo appunto perché rispetto al film, appunto, è bellissimo. E poi, ecco, vedi, è proprio per quello che io ho iniziato dal quarto, perché il terzo, il film, proprio non mi era piaciuto. Ah. Quindi, cioè, comincio da dopo. Certo. e poi, che altra domanda? Il film preferito? Hai detto quello che non ti è piaciuto, se ce n'è uno non mi è piaciuto. Ma, oddio, film preferito? Non lo so, sono legata... Allora, guarda, ti dico, il primo sono legatissima, perché chiaramente... È stato l'inizio di tutto. È stato l'inizio di tutto, ma poi comunque anche adesso, quando lo rivedo, e comunque quest'anno, nella sfortuna di quello che succede poi, insomma, intorno a noi, purtroppo, rivederlo sia in primavera che adesso, devo dire che quando lo sento tutte le volte mi fa un effetto pazzesco, perché mi rendo conto che sono passati un sacco di anni e risentire me, Alessio, certo, anche, che veramente, cioè, Alessio c'ha una voce minuscola, una flauta pure, no? Infatti! Eravamo tutti mini, quindi... Infatti chiedevo proprio quando l'hanno rifatto adesso in TV, no? Dopo che abbiamo intervistato appunto Flavio, Alessio, chiedevo loro, ma Draco... Quando è piccolo, ma è sempre Flavio, perché dice, boh, mi sembra così diverso. Sempre lui. Sì, quindi il primo così. E poi, gli ultimi sono molto interessanti. Sono belli, perché comunque sono loro tre che vanno in giro. Cioè, secondo me quella è proprio una figata. E poi vabbè, negli ultimi comunque c'è la storia dei tre fratelli, Cioè, mi piace un sacco il legame che si crea tra di loro, anche quando Harry e Hermione ballano, no? In quel momento, la tenda, cioè, sì, una cosa pazzesca, secondo me. E tutti, credo, che aspettavamo questo bacio tra Hermione e Harry, ma non è arrivato. No, quindi... no. No, io so che è Hermione e Ron. Però, sì. Hermione e Ron tutta la vita. E era poi... troppo scontato Hermione e Harry. Esatto. Lo forse so. Sì. Io me l'aspettavo da subito, da quando ero piccola, però dai, molto meglio. Sì, ma tutti ce l'aspettavamo, dai, forse per sì, era forse sì, proprio. Sì, dai, no. Diciamo la verità. bene, grazie per le risposte. Figurati. Adesso una domanda poco impegnativa. Tranquilla, vai. Dai. Qual è il personaggio che ti sei divertita di più a doppiare? Allora, sto mettendo a posto le idee. Allora, divertita di più. Andiamo nella cosa recente. L'anno scorso ho fatto un film di Natale con Emilia Clarke, che si chiama Last Christmas. Non so se l'avete visto. No, però ho capito. Credo che adesso sia su Netflix o Amazon, non mi ricordo esattamente. E devo dire che doppiare Emilia Clarke, quindi Daenerys, su un personaggio completamente diverso è stata una cosa pazzesca e mi sono divertita, perché lei, se vai a vedere le sue interviste, lei è proprio così, è super buffa, cioè, si vede che comunque è molto maldestra, è distratta, fa una figuraccia dietro l'altra e un po' mi ci riconosco in questa cosa. E devo dire che doppiarla in quell'occasione, quindi senza tutta questa regalità che aveva sul trono di spade, è stata una cosa molto divertente.
E là penso, insomma, mi sono arrivati dei complimenti stupendi, perché quando poi ti dicono sembra che parla lei, no? In italiano, penso che sia la cosa top che ti possono mai dire. Quindi certo, quella è stata veramente un lavoro molto molto bello. E basta, quindi questo è il personaggio che mi è piaciuto. Poi prossima. Bene, allora passiamo alla prossima domanda. Come è stato doppiare Toph nella serie animata Adascolo? Allora, poi ti dico una cosa. No, perché sennò poi penso ne sono pazza. Allora, questa domanda è un po' come quando tanti fan, tante persone mi scrivono: come sei stata brava su Inuyasha? Io capisco. Che cos'è? No, che cos'è? Lo so. Io dico, oddio, ma che ho fatto su Inuyasha? Ma io non mi ricordo. Ma che... E poi, sì, effettivamente ho fatto Rin, che è questa bambina. Ma te dovessi dire che mi ricordo la cosa, la storia, non so niente. Questo è un po'... uguale. Ma ero piccolina, credo, su quel cartone. Quindi non... Non so risponderti bene. Tranquillissimo. Ok, la passiamo questa. Vabbè, passiamo alla prossima. Un pochino già hai risposto alla prima, però magari hai modo di dire qualcun altro. In quale personaggio ti rispecchi di più tra tutti quelli che hai doppiato? Che magari, appunto, è un po' simile a quella che ti ha fatto prima Silvia di domanda, però magari... C'è anche qualcun'altra parte Emilia Clarke in questo film. Allora, sì, vabbè, lei infatti l'abbiamo già detto. Una cosa che mi sento particolarmente vicina, ma non per affinità o cose, più che altro proprio per una questione di progetto, di quello che è stato la lavorazione, per esempio, è Bloom, sono le Winx. Perché? Perché le Winx, innanzitutto, è un prodotto italiano. E io con le altre ragazze, quindi tutte le altre Winx, le mie fantastiche fatine al seguito, insomma tutte insieme, abbiamo doppiato per la prima volta un cartone animato italiano, e le nostre voci sono andate all'estero. Quindi per la prima volta sono... È stato il processo inverso. Esatto. Eravate voi gli originali. È stato proprio un lavoro a livello nazionale, proprio... bello impacchettato, fatto in casa fra virgolette, insomma fatto benissimo, però eravamo noi che andavamo all'estero per essere doppiate, e questa è stata una cosa pazzesca, perché non era mai capitato, quindi quella è stato un lavorone che insomma abbiamo fatto, non so se adesso abbiamo finito le serie, non ho idea, ogni tanto torna, capito? Torna qualche stagione, quindi ci rimettiamo nei panni di Bloom, di Tecna, di Stella, cioè ritorniamo le fatine. E quindi quella è una cosa che, non so come spiegare, è una cosa talmente strana, perché tu doppi sul disegno e non hai un appoggio, capito? Non hai una voce. Noi quando doppiamo in genere sentiamo, se è un prodotto americano sentiamo l'americano, se no inglese, se no tedesco. Certo. Questo era muto. E quindi noi dovevamo andare, avevamo le battute della sceneggiatura e dovevamo andare sul disegno. Quindi senza cuffia, senza niente, perché non potevi sentire niente, chiaramente eravamo noi le prime, no? La prima interprete sei stata tu, certo. La prima interprete, esatto, quindi ho dovuto pensare a tutto quanto, di solito è una base su cui partire, invece sei proprio tu. L'originale eravamo noi, capito? Quindi questa era una cosa stranissima. Per quello ti dicevo, questa è una cosa, questa cosa che è capitata è stata una figata, perché comunque siamo state noi a dare il carattere, no? Alle Winx in qualche modo. Anche magari se c'erano delle battute facili, se... Però comunque era il nostro carattere, perché non avevamo appunto un appoggio, quindi... Diciamo, il nostro modo di vederla e interpretarla proprio. Esatto, sì. È stata un po' una nostra creazione, no? Quindi io penso che, insomma, tutte noi siamo fiere del lavoro che abbiamo fatto, e cioè, le porteremo sempre nel cuore, perché le Winx comunque ormai va avanti da un sacco di anni, quindi... Quindi ti senti un po' Bloom, insomma.
Beh, un po' mi sento che un po' l'ho creata io, non so come dire, cioè che il mio un po' la tua figlia. Fare... giustamente, sì, giustamente. Il mio modo di fare, capito, è quello, perché ero io, perché non c'avevo nessun altro sotto, quindi è stato bello. Quindi, insomma, questa è... potrebbe andare bene come risposta. Sì, sì, certo. A questo lascio la parola a Fede, perché è una grandissima fan di Bloom e delle Wings in generale. Ecco, vai Fede, che vedo che scalpiti. Io sì, però posso dire che Bloom è la più antipatica di tutti. L'ho fatta antipatica, no! Io adoro te. Vabbè, ma tu sei frivola. Io sono una stella. Brava che gliel'hai detto. No, io... qualcuno che glielo dice ogni tanto. Sei una donna frivola, diciamo. Fantastico. E allora non avrai il vocale di Bloom. Mi dispiace. Peggio per te. Aspetta che sei bloccata. Strano, non sarà ancora bloccato fino a mo. Fatti vedere. Lei insomma, e fai sempre invece a me piace molto Bloom. Beh, premetto che non ho visto tutto quanto, ovviamente, però no, un po' la leader, insomma, la figura di riferimento. In realtà è tornata. Tornata, sì. Mi sentite? Tornata. Aiuto. Ti sentiamo, ma non ci vediamo. Forse... Vabbè, basta che mi sentite. Ma sta bloccata bene, però. Sì, dai. Sorridi. Dico, in realtà Bloom forse è quella che mi assomiglia molto caratterialmente, però ti stai riprendendo. Vabbè, ce l'ho proprio nel cuore. No, però è vero, soprattutto la tenacia, il coraggio, penso che mi appartengano molto come caratteristiche, però vabbè, volevamo chiederti, visto che a breve uscirà il live action delle Wings, lo sapevi? Sì. Tu che cosa ne pensi? Allora, ho visto il trailer, ho fatto il provino, pure io, ci abbiamo provato chiaramente, abbiamo detto vabbè, vediamo se siamo state chiamate a fare il provino. Però non lo sapevamo. Ormai ci abbiamo una certa. Ma... sì. Nel senso, vabbè, ma... con tutto il bene, però un conto è cartone animato, un conto sono delle ragazzine di 16-17 anni. Beh, però... Per carità. Sì, vabbè, però secondo me, sai, hanno un po' fatto un errore di valutazione sulle attrici, nel senso che hanno un po' è difficile, non puoi mettere quella che fa Aisha, che comunque sì, può essere un po' scuretta, decarnagione, mulata, eccetera, eccetera, quindi automaticamente uno si aspetta una voce un po' più profonda, no? Ma rimane comunque una ragazzina. Eppure io ho fatto il provino, tecnicamente magari può anche andare bene, però poi la testa è cambiata. E soprattutto, quindi questa diciamo è la parte tecnica. La parte invece quella che penso io, allora, non so in quanta necessità ci fosse di fare una cosa del genere. E poi, non lo so, io ho visto il trailer, non mi sembrano le Winx, non lo so, boh, voi che pensate? Che ho detto? No. Ma guarda, se parli di live action con generale, non è che siamo molto, cioè noi siamo abbastanza contrarie, cioè non contrarie, però non ci piacciono molto i live action in generale, ecco, parli con 5 che sono abbastanza non live action. Sono d'accordo. Quindi ecco, però boh, non lo so. Vabbè, vedere, l'hanno voluto fare. Il trailer però è un po', posso dire che è un po' strano. Sì. Io almeno l'ho visto, ho detto, ma che è? Proprio questa è stata la mia ragione. Ma che è? Infatti, è capito, per quello che ero rispondere, capito? Era un po', non sapevo se rispondere o no, però... Non lo so, ma anche se l'avessimo fatto noi, anche se... Certo. Cioè... Sì, ma infatti... È uguale. No, sicuramente.
indipendentemente da chi lo fa, sempre un po', sai cosa, è sempre un po' fare tirare la corda su cose che magari non, è meglio che non ci tiri troppo la corda, ecco, la vuoi tirare un po' alle lunghe, vuoi fare le cose un po' per forza, facciamo pure il live action, però, boh. Sì. Sono un po' magari, no? Però vedremo, boh, non lo so. Vedremo, anche perché il trailer era abbastanza anche breve, io non è che sono riuscita bene a capire proprio le cose anche per la verità della cosa. Non si capisce niente. Vabbè, vedremo come faremo a vedere. Poi ne riparleremo. Vuol dire che tornerai in live con noi? Ma certo, ormai è tutto il ghiaccio, dai. È superato. Ormai mi sto dicendo tutto. Senti, Letizia, a proposito di live action, tu hai avuto un grandissimo privilegio, al di là che magari possono o non possono piacere, però hai doppiato due principesse più Alice, ossia hai prestato la voce a Belle, ovviamente, e live action a Cenerentola, appunto, a Alice in Wonderland. Ti chiediamo, qual è stato quello che ti è piaciuto di più, sia a livello di film, o che ti è piaciuto di più doppiare, e tra questi tre personaggi, in quale ti rispecchi di più? Mamma mia, allora io. Mi spiace per te. Allora, piano, con calma. Con calma. Prima domanda. Allora, prima domanda, qual era? Dopo tutta questa premessa, era sostanzialmente quale ti è piaciuto di più di live action tra quei tre? Allora, se lo chiedi a me da spettatrice ti posso dare una risposta, ma ovviamente avendoli fatti c'è una percentuale dentro di me di magia. Io ti posso dire che, ne so, quando stavo facendo Cenerentola vedevo tutto in bianco e nero, ho preso un colpo, ho detto oddio, no, ma oddio, io come faccio? Ho capito, la carrozza, le cose, ho detto, ma niente. Perché in bianco e nero? Beh, perché tante cose ci arrivano un po' blindate, insomma, su prodotti un po', come per esempio l'ultima stagione del Trono di Spade. Ah, quella immaginavo. No, non hai capito. Stavamo un cerchietto sulla bocca. Ok. Come sarebbe sulla bocca? Come facevate? Come facevamo? Solo la bocca. Cioè vedevate solo la bocca. Ah, ok. Ah, oddio, ok. Sì. Assurdo, ma perché non potevi sapere? No, perché c'avevano paura degli spoiler, che magari loro potessero... Certo. Quindi tu, adesso, è spoiler Trono di Spade, raga, scusate un attimo. No, ragazzi, ho fatto un video, ho dovuto cancellare, ho fatto un casino. È vero? Adesso? Ad oggi? Sì, no, l'ho fatto un po' di tempo fa, quando era marzo, aprile. E niente, io perché sono una capra, come avete capito, io con tecnologie e cose non ci capisco niente. Poi la gente mi chiede, fai le storie, fai i video, fa... io non sono capace, e faccio una figuraccia, però ormai era uscito da un anno e mezzo. Ormai non è più spoiler. Vabbè, fondamentalmente comunque è andato addosso su questa è successo a Daenerys quello che è successo. Sì, chi ha visto l'ultima stagione lo sa, e tu non sai chi era stato, fondamentalmente. No, vabbè, l'ultima ce l'ho. No, ma si capiva chiaramente, cioè abbiamo il copione, quindi si capisce. Però, per esempio, io delle cose, che ne so, a un certo punto mi ricordo una scena dove lei leva la mano, stava con, oddio, aiuto, con la sorella di John... Oh, Madonna, come si chiama? Ale, aiutami. Non me lo ricordo. Sì, ciao. con Sansa, forse. Con Sansa, esatto. E io in televisione vedo che quella gli leva la mano. Ma io non avevo capito, quindi... A un certo punto Daenerys parla e poi fa uno sguardo strano, però io non capivo perché, quindi magari anche l'intonazione poteva cambiare, che sono sfumature. Poi quando sto a casa guardo questa cosa e dico, ah, ecco perché gli ha levato la mano, ecco, allora magari ci potevo mettere qualcosa in più, capito? Però ovviamente essendo un prodotto
top da quel punto di vista, che veramente non può uscire niente, quindi liberatorie, cose, è un casino. Mm-hmm. Chiaramente stavamo così. Però forse siamo stati anche bravi per questo, no? Alla fine, con mille difficoltà, perché poi magari uno sente a casa... No, ma infatti secondo me... E non si rende conto che dietro magari iniziamo a lavorare con le bende sugli occhi, perché... penso... Non è facile. Ma infatti per me questa è una cosa assurda, perché appunto è triplamente difficile quello che fate se non vedete neanche tutta la scena nella sua interezza, insomma. Come fai a dare sentimenti, emozioni o comunque... a prendere esatto quello che sta succedendo nella scena, se neanche bene, ma anche vedere, guarda, semplicemente ti aiuta anche vedere, che ne so, tu stai parlando con un altro personaggio e l'altro personaggio magari sta due stanze più giù e tu non lo sai, perché poi loro hanno il microfono qui, quindi non è che devono, si dice, portare la voce, no? Quindi tu la porti all'altro, ok? Gliela lanci un po' la voce, che deve arrivare dove sta lui. Ma questa cosa, se loro hanno il microfono qui e parlano qui, tu non te ne accorgi se non vedi la scena. Poi magari sei a casa e dici, ah, ma quello sta là sotto, quella sta là... Cioè... Come si... Vabbè, comunque, se non sbaglio, fra l'altro, mi sembra che proprio nel terzo di Harry Potter noi non avevamo i cerchietti, ma avevamo... la scritta Warner gigante sullo schermo, e avevamo tre bande nere. Ma poi perché? Cioè, nel senso, il libro, cioè, la gente la conosceva, la storia, no? Cioè, il libro era già uscito. Ma quella è una questione proprio di far uscire la copia doppiata, capito? Ah, ok. Durante... voi firmate un contratto tipo di riservatezza, quindi... penso, no? Giusto, infatti. Quindi perché liberatorie, finché non esce il film, sì. Nel senso che se esce qualcosa da voi, comunque penso che vi massacrano proprio a livello lavorativo, quindi perché sia carino, non credo sia giusto, arriva pure qualche multa, ma di quelle toste, quindi insomma non è proprio appunto, quindi perché dovrebbe passarti per la testa di fare una cosa del genere? Lo so, però sai, non ci sono solo doppiatori, cioè, a parte appunto, perché gli addetti ai lavori nessuno farebbe mai una cosa del genere. Però sai, magari che ha un prodotto così, così importante, a volte non si fida proprio in generale, quindi sai, per la pirateria tante cose, no? Comunque, tornando alla domanda. Esatto. diciamo che sono legata a tutti e tre, quello che mi è piaciuto di più, vabbè, Cenerentola. Tutta la trasformazione della zucca ai cavalli, insomma, quella è una cosa pazzesca, ok. E poi mettono in coppia sempre con Andrea Metens, sa per quale motivo? Beh, fortunata, però! Siamo accoppiati così! Per Ginci che l'avrei fatto! Sì, no, vabbè. Vero. È andata male. No, ma tanto non li facciamo mai insieme, quindi siamo sempre separati. Ah, già, ma se ci sentiamo al cinema. Ah, allora tu eri lui. Ah, eri tu. Sì. Come la scena finale della Bella e la Bestia. Sei proprio tu. Ma... ecco, allora, la Bella e la Bestia. Allora, per me quello è stata una cosa pazzesca. Perché ho fatto il provino su Emma Watson dopo 15 anni, perché 15 anni prima l'avevo fatto per Hermione, e l'ok l'aveva dato ovviamente la Warner a Londra. E dopo 15 anni... Poi la Disney, il provino. Esatto, fai il provino su Emma Watson per la Disney America e ti riconfermano dopo 15 anni. Cioè, io facendo il provino chiaramente ho rischiato, fra virgolette, che comunque potevo andare a qualcuno, insomma a qualche mia collega, ci sta, perché se uno richiede un provino ci sta, non è che puoi fare chissà cosa. Però insomma è stato un gran lavoro fatto con Fiamma Izzo, bellissimo, film stupendo. E ero super emozionata perché il mio cartone preferito era proprio La Bella Bestia, quando ero piccola, e io ero legata e attaccatissima a Laura Boccanera, che era Belle, e quindi io ho cercato, e devo dire che Fiamma mi ha aiutato tanto in questo,
in qualche modo riportare delle intonazioni che io avevo nell'orecchio da ragazzina di Laura e ho provato a rifarle, ovviamente sempre seguendo Emma Watson, chiaramente, non è che puoi fare una cosa scollatissima, però su alcune cose magari ti parlo anche di sfumature, ma io malato del cartone, appunto avendo Laura nell'orecchio, ho riprovato a fare più o meno la stessa cosa per ridare un po' quella, quella cosa, quella nota nostalgica, no? E dire, ah sì, ok. E mi è piaciuto un sacco. Un sacco, è stato stupendo fare quel lavoro. Cenerentola uguale, è stato bello, fatto con Maura Vespini, quello è stato un lavorone, perché poi lì, appunto, come vi dicevo prima, c'è la perdita di un padre, quindi c'è stato quel monologo, insomma, quando lei, quando insomma si rende conto che lui non c'è più, e anche quello non è stato facile, quindi anche Maura mi ha aiutato tantissimo a tirare fuori questa cosa che emotivamente non è stato facile, no? Però è stato molto molto emozionante. E soprattutto io avevo Maura che mi diceva: tu non ti rendi conto, questo film lo vedranno i tuoi figli, i tuoi nipoti, rimarrà nella storia. E aveva ragione, ha ragione. Io quando stavo lì, cioè, mi rendevo conto, no? Che, cioè, alla fine ero Cenerentola, o magari ero Bella, o magari ero Alice. È stata sì, sicuramente un'opportunità pazzesca, una fortuna pazzesca. Però il fatto che mi abbiano riconfermato su Emma Watson, per me quello è stato il mio Oscar. Grande vittoria! Sì, una grande vittoria. Certo. E poi meno male. Poi c'è stato Alice, invece, che è arrivato nel 2010, che è stato il primo che ha aperto le porte a questa cosa. Il primo, sì. E niente, cioè, sapevo che era un filmone, chiaramente. Quindi eravamo tutti in attesa, ma insomma la regia di Tim Burton, Johnny Depp, cioè chapeau, capito? Fabio Boccanera, Johnny Depp, è proprio è una cosa normale, ormai è lui, è incollato, è proprio lui, quindi ci sono quelle cose che anche da interna, insomma da addetta ai lavori, tra virgolette, sono talmente magiche, talmente che io capisco perfettamente quando mi scrivono delle cose, quando mi dicono se era mia infanzia oppure se hai fatto... Lo capisco perché io ce l'ho per i miei colleghi questa cosa, è proprio... veramente noi a volte non ci rendiamo conto perché alla fine facciamo solo il nostro lavoro, no? Però tante cose, tutti i cartoni con i quali io sono cresciuta, le voci storiche, cioè non puoi non rimanere a bocca aperta, e quindi quando è successo da Alice ho fatto il provino, la cosa che mi ricordo, l'aneddoto che mi ricordo da Alice, che è una cosa che non mi dimenticherò mai, quello fatto con Rodolfo Bianchi, il provino, poi lo ascoltò Tim Burton, e quindi la risposta è arrivata dopo un mese e mezzo da Tim Burton, un'altra grande vittoria. E quindi certo. Quella è stata una gran cosa, che almeno ha ascoltato la mia voce, per me è folle, è successo e magari ha scelto, quindi insomma, quindi. È stata una cosa figa, sì. E quindi tra le tre, in quale ti rispecchi di più? Alice è troppo... Alice no, Cenerentola su per alcuni versi, alcuni aspetti, sì, super gentile, forse a volte anche troppo, però sì, un po' sì, e Belle, ma Belle perché mi ci rivedevo da ragazzina, cioè era proprio la mia preferita, quindi Belle per me, per quello ti dico, è stata proprio una vittoria, ma sotto tanti punti di vista, non vi dico solo a livello professionale, quello certo mi fa piacere molto, però a livello proprio del mio cuore di bambina è Belle assolutamente tutta la vita, sì. Bene. Grazie, ce l'hai fatta a rispondere anche a questa, hai visto? Dai. Adesso invece passiamo ad un altro appunto, come posso dire, una cosa che ha accompagnato l'infanzia di tantissimi di noi, ecco, un altro pilastro che è School Musical,
e tu hai doppiato appunto Vanessa, e quindi la protagonista di High School Musical, che ha accompagnato personalmente la mia, ma penso l'infanzia di tantissimi di quelli che ci seguono. Quindi la mia curiosità è questa qui. Credevi che High School Musical potesse avere tutto questo successo quando hai iniziato a doppiarlo? No. Ma questo è un po' il filo conduttore, no? Essere inconsapevoli forse è un po' la fortuna. perché non ti rendi conto, perché, ripeto, per noi, sai, ci arrivano le chiamate tutti i giorni, se siamo fortunati, che ci dicono, ah, ok, devi fare questo film, devi fare... E tu vai, ma non ti rendi conto poi effettivamente di quello che c'è dietro, no? Fino a che poi non succede, cioè non c'è un grande successo. Guarda, di High School Musical ho un sacco di ricordi stupendi, perché poi lì lavoravamo, non lavoravamo in colonne separate, ma stavamo tutti insieme. Mm-hmm, tutti insieme. Quindi è stato proprio, soprattutto con Flavio, noi ci siamo ammazzati dalle risate. Beh, veramente lì eravamo tutti, c'era Flavio, c'era Gemma, c'era Davide Perino, c'era Letizia Scifoni, tutti comunque ragazzini, ragazzetti o insomma, o già grandi, no? Ragazzi, insomma. Già ragazzi, sì. E noi quando lavoriamo possiamo fare 4 turni in totale durante la giornata. Che sono turni da 3 ore, quindi dalle 9 e mezzogiorno, l'una e mezza, 4:30, 4:30, 7:30 e 7:30, 10:30. Ora, i quarti turni che vanno dalle 19:30 alle 22:30, in genere cerchi di, cioè se te li puoi evitare, poi certo se stiamo tutti così li facciamo chiaramente. E credetemi, quella è stata l'unica lavorazione che noi facevamo solo quarti turni, perché ci ammazzavamo dalle risate e prendevamo sempre il giapponese. E quindi a un certo punto facevamo la pausa perché mangiavamo tutti lì in sala d'attesa e poi ricominciavamo a lavorare. Quindi diciamo che questo è uno dei ricordi più belli che ho. E, per quanto riguarda proprio il prodotto in sé, sicuramente, secondo me, non nessuno di noi si aspettava questo grande successo, no? Poi a un certo punto è arrivato il secondo, dico, come il secondo? Sì, ah, poi c'è il terzo, dai, che figata! E quindi poi alla fine è diventata questa fantastica saga. E niente, non, cioè, ci siamo divertiti tantissimo a farlo, io personalmente anche, perché ripeto, poi lavorare con i colleghi è non ti dico che è tutta un'altra cosa, però si crea quell'atmosfera, quell'empatia che certo. Quando la riproponi invece... C'è anche legame tra di voi. Sì, poi sicuramente se si è amici è ancora più facile, no? Poi soprattutto se si è amici, poi ti devi baciare, non ti dico le risate che ci facciamo. Ok, io mi bacio di qua, tu ti baci di là. Sì, è super imbarazzante a volte. Però è una cosa carina. Quindi sono legata a High School Musical per tutti i ricordi che ho a livello, insomma, proprio di sala e di team, di squadra proprio. E basta, ecco. Il personaggio di Gabriella ti è piaciuto? Eh? Il personaggio di Gabriella ti è piaciuto? Ah. Non mi sentite? Sì, okay. Anche se... Devo dire che il personaggio di Gemma, Sharpay, cioè... Ah! D'accordo! Infatti, a chi poteva piacere? No, se ti piace, Fede? Lei è Sharpay! Lei è Sharpay! Ma lo vedi? Ma allora tu sei frivola! Sei proprio frivola! Io mi... frivola! Io mi devo fare una chiacchierata bella con Gemma, mi sa! Allora, perché poi fa tutti i miei personaggi preferiti, pure nelle fatine, nei Felis, Rosetta la doppia lei, giusto? Tu cosa? Sono bloccata ancora. Fede? Le Disney Felis. Non pure lo so. Le fatine, quelle della mi sembra di sì, adesso non vorrei so. Dire una cavolata, però mi sembra di sì. Quindi lei fa tutti i miei personaggi preferiti, la dobbiamo chiamare. Mettici una buona parola, Letizia. Ma guarda, sì, ma forse ti sta anche sentendo, non lo so, Siamo. Guarda, dopo noi avevamo chiesto già con Flavio per una reunion Harry Potter con voi doppiatori, no? Sì. Se vi può far piacere, se anche a te può far
farti piacere. Certo, ti ho detto, ormai qui abbiamo sdoganato tutto. Beh, allora mi è venuto in mente, dopo quella dovremmo fare anche con l'High School Musical a questo punto. Con Musical, la cosa. Ormai. Anche perché se appunto avete fatto tutto questo legame durante la registrazione, poi magari mi fa anche piacere morire. Di vedervi tutti quanti insieme. Vabbè, noi siamo cresciuti tutti insieme, quindi comunque alla fine siamo tutti amici. Certo. Metti una buona parola tu. Bello. Metti una buona parola. Va bene, passiamo alla prossima domanda. Volevo chiederti se hai mai incontrato un'attrice che hai doppiato. No. Oh. Povera me. No, non è mai capitato, perché poi tutte le premiere che facevano di Harry Potter andavano in contemporanea con le nostre, quindi loro stavano là, noi stavamo di qua, sì. Quando ancora ci invitavano alle prime, poi più nulla invece. Però vabbè, non parliamo di questo, tanto poi al cinema possiamo andare, quindi una tristezza infinita. Vabbè, prima o poi succederà. Vediamo, speriamo. Chi ti piacerebbe incontrare? Ma non lo so, ma forse un po' tutte. Poi mi sembra strano, perché quando doppi un'attrice più volte, è come se, anche quando fai un lavoro nuovo, che ne so, metti che dopo La Bella e la Bestia, ma quello l'ho fatto prima, il film Regression, per esempio, di Emma Watson. Quindi è un film completamente diverso, drammatico, thriller, eccetera, eccetera. E, però già sapevo come prendeva il respiro. Cioè, una cosa strana, perché sembra che li conosci, capito? E sai già come respirerà, come riderà, come... Quindi c'è l'impronta tua lì, in qualche modo. Quindi come lei, pure Emilia Clarke, sarebbe super divertente, insomma. Vediamo, se capita sarebbe una gran tanto cosa. Tanto già una, speriamo poi. Ma sì, sì, va bene, va bene. Poi, so che ce ne hai già raccontati tanti, però ti va di raccontarci qualche altro aneddoto successo in sala di doppiaggio? Magari qualcosa di divertente, qualcosa che ti ricordi in particolare? Che ride! Allora, ti posso dire una giornata, no, giornata tipo no, però quello che mi può succedere durante il giorno. Ci sono dei momenti, allora, innanzitutto la premessa è che io rido pure sulle tragedie, purtroppo, questa è una cosa che non ci posso fare niente, non so se vi è mai capitato. Succede una cosa tragica, ormai tutti i miei amici e le mie amiche lo sanno, mi guardano, perché anche loro sono pronti magari a piangere in quel momento, poi guardano me e niente, scoppiano a ridere, perché ovviamente già sono pronti che io sto lì, così. Quindi da questa cosa, a tratti, a volte succede in sala di doppiaggio. Io non lo so, perché magari sto facendo una cosa drammatica e a un certo punto mi viene da ridere, ok? Cioè, te la dico proprio in romano, quindi... Però ormai... Forse per scaricare, Sì, ma perché poi dopo un po' nella sala di doppiaggio ti manca l'aria, ti manca l'ossigeno. Voi pensate, è una cosa bellissima, magica, stupenda, però noi stiamo là dentro al buio, capito? Cioè, immaginate pure questo tutto il giorno, no? E ti si incrociano gli occhi con queste lucine sulle GIO, tu leggi 7000 parole al secondo, un casino. E non lo so, magari per una mancanza di ossigeno, un attimo, di quel momento, io rido come una pazza. Rido come una pazza, però ormai lo sanno, all'inizio qualcuno si arrabbiava, no? Qualche direttore diceva, beh, Letizia, dai, però, Adesso proprio fanno, ok, accendi la luce, dai. Sono 5 minuti. Sì, no, ci devono stare quei 5 minuti, mi fermo, perché se no, niente, non riesco, non continuo, e poi l'attacca a tutti, quindi con le lacrime, niente, non si può. Quindi questa è della mia giornata al lavoro, diciamo, che può succedere. E poi un altro aneddoto, quando su Harry Potter, per esempio, quando c'era la scena del troll, io, niente, non riuscivo a urlare. Cioè, non riuscivo a dire aiuto, aiuto, tutta quella cosa là. Quindi se voi adesso la riguardate, pensate a me, che era sul primo? Sì. Ok, quindi avevo 15 anni, ok? Mi dovete immaginare dentro una sala di doppiaggio, ok? In regia c'era Francesco Vairano, ok?
che non è proprio facile, cioè che comunque già giustamente molto esigente, molto stupendo. Se non avessimo avuto lui, veramente io non lo so come avremmo fatto Harry Potter, perché ti giuro, cioè una guida pazzesca, è stato veramente un po' un mentore nostro. E, con la cliente della Warner Italia e poi il cliente Warner Londra, ok? Un umone gigante, fantastico. A un certo punto Francesco era Letizia, ma no, ma non puoi strillare così. E io, ma non mi viene, no, ma cioè, prova a muoverti, ma lei sta chiusa al bagno, ma no, ma prova a muoverti. Cioè, questo aiuto non lo puoi fare così, ti prego. Poi ti si sgrana la voce, ma che hai fatto? Ma che... E io, ma ragazzi, io, a un certo punto entra in sala questo mone, che era quello del cliente della Warner di Londra. Io guardo... Troppo! Io sono alta, 1,58, ok? Sono mini. A un certo punto questo entra, io lo guardo e stavo sopra il panchetto, perché i bambini, io ci sto ancora, tuttora, sopra il panchetto. Io al microfono. Il panchetto, così, lo guardo e lui, se incidi. E io, incidi. Perché questo stava dietro a me, ho detto, ma perché muovi, deve fare? Parte la scena... Io avevo preso il punto, perché noi abbiamo le codifiche, no? Sullo schermo di quando passano le scene, quindi ho preso il numeretto della codifica per vedere esattamente quando dovevo attaccare, sì. Perché sennò se stavo con la cuffia in mano, poi questo mi tirava su e la cuffia poi faceva rumore, no? E a un certo punto mi sento prendere da dietro in braccio e comincia a scrollarmi, ok? No, quindi quando voi guardate, immaginate me in braccio a questo, vai tu! Okay. È bellissimo questo. il tuo troll personale, capisci? Poi dici no, vai da un psicologo, ti credo. Forse da lì che è partita la risatina quella. No, io lì mi sarei voluta sotterrare, sono diventata di mille colori, non so che fa. Lui ormai aveva fatto, capito? Ok, si è girato, com'era? Bene, buona! L'ho preso e se n'è andato. E io là, capito, sono rimasta. Grazie, arrivederci. Sì, sarei voluta uccidere, perché ho detto, ma ti pare che non riuscivo a dire aiuto, che non riuscivo a strillarlo così, oddio mio. Forse perché c'erano anche loro, non lo so, forse... No, in realtà quando ci sono gli altri mi prende la cosa contraria. Ah, bene. Sì. Mi prende proprio, cioè poi piano piano ho capito, crescendo, che in realtà mi aiuta questa cosa. Certo, a meno che non c'è qualcuno che mi mette un po' sotto pressione, che so che veramente magari non mi vuole là, allora mi sento un po' inadeguata, no? Ma questo penso un po' a tutti. E poi, questo per farti capire la differenza tra il primo e gli ultimi, ok? Quando c'è la scena di Hermione che viene torturata da Bellatrix, sì. Quelle sono le mie urla, che durano più o meno 2 minuti, 2 minuti e qualcosa. Allora, quella sarà che la squadra che noi ci abbiamo avuto per fare Harry Potter, insomma, il direttore Francesco, il fonico, quindi tutta... la stessa sala di doppiaggio, capisci che comunque sono passati quasi 10 anni, no? E tu sei cresciuta dentro a quella sala, sei cresciuta con quelle persone, sei cresciuto con quel personaggio. E lì io sapevo che comunque si stava avvicinando la fine. Quindi quando poi abbiamo fatto questa scena, insomma è passata questa scena, Francesco Vairano mi ha guardato e mi ha detto, Letizia, mi raccomando, prenditi tutti i tempi, perché queste non le possiamo riprendere da originale, cioè non le potevano, certo. Capito, non le potevano lasciare in originale, perché sopra, il piano di sopra, parlavano in italiano, cioè andavano doppiati, quindi non si potevano riprendere. E quindi diceva, prenditi tutti i tempi, ok, quindi stavo là, mi sono presa quel famoso numeretto, la codifica che c'abbiamo sullo schermo, mentre passa la scena tu prendi il numeretto e sai esattamente quando urla, quindi magari te lo scrivi, almeno te lo ricordi, no? Se non c'hai altro a cui aggrapparti, diciamo. E niente, è passata prima tutta la scena, con tutte le urla, ho capito esattamente dove stavano, la incidiamo, vengono benissimo, sono venuti praticamente uguali, identici, e niente, io in quel momento ho avuto proprio una scaricata adrenalina, guarda, se ne riparlo adesso mi viene la pelle d'oca, perché
era proprio un scaricare, no? E, e quindi niente, mi ricordo che ho lasciato questa cuffia sul leggio, mi sono accovacciata per terra e sono esplosa a piangere. Infatti Francesco è entrato in sala e insomma siamo stati un po' insieme, lui è stato carinissimo. E in quel momento, sai, io comunque tutti i lavori che avevo fatto con lui, insomma, dal primo Harry Potter, lui è sempre stato, come dicevo prima, molto esigente, ma perché giustamente aveva a che fare anche con dei ragazzini, perché cioè, anche noi eravamo, non ti dico indomabili, però insomma, adolescenti chiaramente, no? Quindi ha dovuto sempre tenere un po', diciamo, questa corda bella tesa. E in quel momento c'è stato invece un momento proprio umano anche fra di noi, perché cioè, io sono proprio crollata. Perché comunque le urla non erano urla semplici, ma erano urla proprio di una persona che viene torturata, e quello cioè, a me mi ha scaricato tantissimo, e è stato proprio, ma lì c'era tutto, c'era il fatto che stava per finire, c'era tanta roba, e niente, quindi questo è l'altro aneddoto, quindi dal troll gigante umano invece alla, chiamiamola, relazione, perché c'ha poi non so che di positivo sempre, no? Quando ti scarichi così, e soprattutto quando c'hai una, appunto, una scarica d'adrenalina così forte, è una cosa stupenda. Però non capita tutti i giorni, però quando ce l'hai e quando entri anche in empatia con quel personaggio, allora è là, tornando alla premessa iniziale che vi ho fatto, insomma, appunto all'inizio, che poi le persone magari ti fermano e ti dicono mi sei rimasta nel cuore, oppure, che ne so, mi hai suscitato questo. È là, secondo me, l'essenza di questa cosa, no? E basta. Fatto un po' confessionale. Grazie per tutti, sì, per tutti questi aneddoti carinissimi. E volevamo anche chiederti, sì, se potessi rivivere per un giorno la vita di uno dei personaggi che hai doppiato, chi vorresti essere? Questo è ancora più difficile. Domande facili. Aspetta, che chiedo a mia sorella. Secondo te? Sta pensando anche lei. La Clark quando rispondo per la mamma. No, vabbè, ma voi non l'avete visto, Last Christmas? No, non l'abbiamo visto. È sempre quello di Emilia Clarke, perché però quello, proprio... ok. Beh, quindi è bello. Sì. A questo vedere, punto ce lo dobbiamo vedere assolutamente. È un bel film. Ma poi allora passiamo ad Alessio. Questo c'hai già risposto alla prossima domanda, tra l'altro. È vero. Qual era? Sì, un po', però. È una domanda di rito che facciamo a tutti quanti alla fine, quindi. Qual è il tuo classico Disney preferito e il tuo personaggio Disney preferito? Ah, ok. Allora c'è un altro. Vai. Okay. Le Follie dell'Imperatore. Oh, wow, grande! E Isma, cioè, significa... ecco, quella, quella veramente è l'esempio che un talent, chiamiamolo talent, ma era, cioè, veramente un genio, secondo me, Anna Maria, che sì, altro che talent. Assolutamente. Quello è proprio l'esempio che può funzionare una cosa simile. Sul resto non mi pronuncio, perché ho delle idee un po' tutte mie, quindi, però quello no, ma probabilmente siamo d'accordo. Sì, penso di sì, penso di sì. Come per le Winx, no? Non c'è tanto la necessità di fare questo, però va bene, ce la facciamo andare bene. Sì, allora, allora noi le nostre domande le abbiamo finite. Letizia, se hai tempo, leggiamo qualche domanda dal pubblico, sì, insomma, che ci sta seguendo. Vai, sono stati buoni. Fabi, ci pensi tu? Sì, sto guardando, però, ragazzi, se avete delle domande, fatele adesso, perché non mai più. intanto Letizia, volevo chiederti, sei mai stata a Disneyland o agli studios di Harry Potter? Perché noi organizziamo i viaggi, non so se lo sai, e abbiamo fatto viaggi di gruppo organizzati sia a Disneyland che agli studios di Harry Potter a Londra. E ci piacerebbe andare anche in America, ovviamente. Allora, quando si potrà. Sì, sono stata, e però io soffro di vertigini, purtroppo. E l'unica cosa che sono riuscita a fare, ma perché era al chiuso, è lo Space Mountain.
per esempio. Ah, esatto, quello... esatto, vedi Silvia, vedi. Ma esatto. Come? No, no, lo so, lo so, infatti passa completamente, ma ti ho detto non sto bene. Però il punto qual è? È che sta al chiuso, capito? Quindi cioè, tu vedi le stelle, già concentrata su altro. Capito, Silvia? Infatti, e non è proprio quello che mette ansia, che non vedo cosa sto facendo. Ma che sei matta? Adesso ma che l'ha detto, ma invece ti capisco. Guarda, ti posso dire una cosa? Ti capisco, perché anch'io soffro un po' di vertigini. Meglio quello che stare su una montagna russa e tu vedi le macchine, capito? I parcheggi, cioè no. Piuttosto vai là, vedi le stelle, urli come una pazza e finisce. Ti giuro, è una figata. Bello. Vabbè, quello. E poi sì, sono stata lì, lì vicino Londra, insomma. Sì. Sono impazzita. Impazzita. Proprio. E ci sono andata nel momento in cui avevano detto che poi dopo poco l'avrebbero tolto. Ovviamente, non so se era per una pubblicità questa, che loro avevano inizialmente, no? Perché ci sono andata proprio è all'inizio. È vero, era uscita, avevano detto questa cosa. E invece poi l'hanno lasciato, chiaramente, perché hanno visto che ti fai 3 ore di tour, ma cioè, poi ti compri di tutto. Paghi anche danno. 3 ore? Noi ci saremmo stati di quel doppio. Ah sì? Ma quando ci sono andate loro? No, 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 no. Erano sempre 3 ore. Però... per il tempo che sarebbe servito a noi per fare tutte le foto, figurati. E certo, no, stupendo, ci devo troppo tornare. Comunque, arrivata a una domanda. Se fossi stata doppiatrice, che lavoro avresti voluto fare? Ecco. Una sciampista. No, ma non lo so, ma... chi ci ha pensato mai? Perché dice tanto? No, no, in realtà ci ho pensato e come. Perché non è sempre tutto bello, perché noi alla fine siamo liberi professionisti, quindi ci sono dei momenti che potremmo stare anche a casa, quindi mettiamocelo in conto questo. Certo. Però, sì, ci ho pensato, ma... Non sai che non lo so, nel senso sono un po' pronta a tutto. Cioè, mi sono chiesta, se mai dovesse succedere qualcosa, facciamo le corna, che ne so, te va via la voce, che devi fare? Io certo. Fai? Cioè, qualcosa te devi inventare. Ma sono una persona che non si ferma davanti a niente, quindi neanche mi spaventa fare la vita di un certo tipo, che poi in realtà è molto modesta, perché non sono mai stata una che fa... viaggi o si compra borse strane, o sono rimasta sempre molto molto umile, molto da quel punto di vista, lo so, me lo dico da sola, però ci sono arrivata a dirmelo, perché tante volte mi hanno preso solo per buonista, si dice buonista? Ma sì, dai. E quindi sono rimasta sempre un po' coi piedi per terra, quindi non, in realtà non mi spaventa, non so quello che potrei fare, veramente potrei fare tutto, boh, non lo so, pure anche aprirmi un negozio di fiori, cioè non è... bello. Se ci riesco, o andare a lavorare per fare composizioni floreali, perché no? Bello. Ti volevo leggere questo messaggio che non ha domande, però è molto carino, di Giosi Valenti, che dice: Letizia, grazie infinite per la tua strabiliante simpatia e per il tuo insuperabile talento, perché in un modo o nell'altro hai riempito il nostro cuore di grandissime emozioni. Grazie. Ecco. Carinissimo. Grazie. Poi chiedono se puoi fare Bloom. Oddio. La trasformazione. Ma come? Ma perché? Che devo fare? Ah, di. Puoi dire anche di no. No, potere della fiamma del drago. Questa è l'unica cosa che mi ricordo. Va benissimo. Va bene. Benissimo. Va bene. Non posso fare la canzoncina Enchantix? Ah, se no chiedono Bloom Magic Wings. Vabbè, non ti preoccupare. Chiedono com'è stato doppiare Lucy Hale in Pretty Little Liars. Che figata! Io adoro Pretty Little Liars.
Ci siamo divertite un sacco. Anche lì all'inizio eravamo quasi tutte insieme e poi piano piano colonne separate. Ma io quando sto a leggio con le mie colleghe, soprattutto se siamo amiche, ci divertiamo come pazze, quindi il lavoro scorre anche in un altro modo, no? E, no, è stato fighissimo. L'unica cosa che ti dico, cioè, rosicavo completamente tutte le volte perché non si capiva mai chi era A. Vero, quindi entravo a iniziare e dicevo, vabbè, stavolta lo sappiamo chi è A. Niente, abbiamo fatto veramente tutti i pronostici del mondo. Ah, no, sarà quella, ma vedrai. A un certo punto mi hanno accusato a me. Guarda che sei tu! E io, ma no, Ezra! No, allora, guarda che quell'altro è quello con cui tu stai! Cioè, un casino. Quindi pure fra di noi. Cioè, era un po' di confusione. Poi un'altra domanda. Ah, scusa. Un'altra domanda. Se potessi rubare ad una delle tue colleghe un personaggio in generale... Chi ruberesti? Ma guarda, penso che sto bene così, posso dirlo? Penso che mi è andata meglio. Sto bene così. No, vabbè, però ce ne stanno in realtà un po' che mi sarebbe piaciuto fare, eh. Però ma forse più maschili che femminili, sai? Sarà, per esempio, io ho un senso di colpa nei confronti di Neville Paciok che tu non hai idea, dopo che l'ho pietrificato, cioè... E poi comunque alla fine è lui che salva tutto, perché se non c'è lui. Sì, infatti. Niente, Fabio, ti attacchi alla bottiglia dopo sta frase. è acqua, giuro. Basta. Ecco. Pozione polisucco, ti devo... Esatto. No, sì, ma forse sì, pure più maschili che femminili. Allora, chiedono se puoi fare è Leviosa. Vabbè, lo faccio vabbè, adesso. Quello dopo. Lo facciamo dopo o lo facciamo adesso? Alla fine, dai. Ok, dai. Dicono, com'è stato doppiare le cronache di Narnia? Allora, le cronache di Narnia io le ho fatte, se non sbaglio, nello stesso momento in cui stavo facendo il primo Harry Potter, 2001. Ma perché ci stai tu qua? Ci dovrebbe sta mamma che sa tutte le cose. Veramente, non mi aiuto. Aiuto da casa non va. È 2005. Non vale l'aiuto da casa. Le cronache di Narnia. Allora, le cronache di Narnia mi sembra che era lo stesso periodo di Spy Kids 2. Vi ricordate Spy Kids? Sì, sì. Ok, fatto con Flavio, che era minuscolo pure lui, se l'ho andata a risentire mi prendo un colpo. E credo il primo Harry Potter, se non sbaglio, dovrebbe essere... No, il 2005 è dopo? Allora, sì, vedi, il primo Harry Potter è 2001. Ok, e Narnia pure è stato, cioè, insomma, il primo è stato fighissimo farlo. E poi, niente, il mio personaggio piano piano si è spento. O è spoiler pure questo? No, qui... No. No, però bello, super affascinante, stupendo, cioè, no, mi è piaciuto un sacco, sì. Poi vado, ovviamente chiedono se puoi dire Dracarys, con la voce di Daenerys. Dopo tutte queste risate, andiamo a fare tutto. Infoghiamo tutto. Beh, Dracarys! Oh. Ok, vabbè. Avevamo quotata tantissimo quella richiesta, sì. Eravamo sicure. Ci chiedono, comunque, Andrea, aspetta, scusate, vai. Un patrimonio di doppiatrici e doppiatori intervistati in questo spazio, complimenti, grazie. Oh. Ma grazie ai doppiatori che ci danno grazie a loro, esatto. Infatti, sì, sia la possibilità ma sia anche perché sono loro, insomma. Infatti niente, comunque dicevano semplicemente che sentire Emma Watson parlare romano dà una sensazione. Lo sapevo, ma infatti guarda, la mia premessa è stata proprio, l'ho fatto apposta perché io lo so, perché le persone, cioè, oggi hanno avuto la possibilità di sentire Hermione in romano, guarda che non capita sempre, infatti. sì, ma bisogna essere, chiedono, che ricordi hai? Eh? Che ricordi hai di Lizzie McGuire? Perché se non sbaglio è doppiato Miranda, la migliore amica di Lizzie, giusto? Sì!
Sì, pure lì ero adolescente, forse un po' più, boh, 14 anni, non mi ricordo. No, ricordi carini, beh, forse era una delle prime serie lunghe che facevo, qui insomma un sacco di giorni sono stata là, poi divertente, perché poi Perla faceva lei, Perla Liberatori, e Perla un pochino più grande di me, io mi ricordo che la guardavo proprio, c'aveva una tecnica pazzesca che io ancora non avevo, quindi alla fine sai, è sempre tutto là, quindi anche le persone che vogliono cominciare adesso a lavorare, veramente devono, cioè mi metto nei loro panni, è molto difficile, perché un conto quando stai a legge con altre persone è più facile, perché apprendi un sacco di cose, ma anche da un tuo coetaneo, e adesso è tosta, cioè se vuoi cominciare adesso devi arrivare che sei già bravo, soprattutto, e devi fare la differenza, perché sennò sei uno dei tanti, quindi, cioè se c'è un sogno va seguito bene fino in fondo, e veramente devi provare a fare la differenza, se no è inutile che lo fai, se no sei una delle tante voci. Poi per carità c'è anche chi gli sta bene così, non, è, non dico questo, però non è proprio la stessa cosa, ecco, secondo me. Certo. Bene. Basta? Tremo. Allora, diciamo che stanno facendo domande che abbiamo già discusso, quindi ragazzi, allora poi potete rivedere tranquillamente questa live, non solo qui, ma poi la caricheremo anche su YouTube, quindi tranquilli, non è che non le vogliamo leggere, che perché magari Letizia ha già risposto, ecco. E allora, io direi di passare alla sorpresa che abbiamo... Aspetta che ci muoviamo tutti. Abbiamo chiesto a Letizia un monologo di Hermione, ovviamente, e lei poi ci ha detto ovviamente. Va benissimo, ma sì, va benissimo. E lei ci ha detto che è stato il suo provino su Hermione, insomma, la prima volta, quindi siamo stati anche bravi a scegliere. Brave. Devo anche dire che ci ha minacciato perché aveva paura che scegliessimo la storia dei tre fratelli. Mamma mia. Allora, dobbiamo dire la verità. Allora, no, siccome me l'hanno chiesta più volte la storia dei tre fratelli, ci credo. Anche come vocali, come audio, ma ragazzi, è facile, Madonna. Ma com'è possibile? E poi approfitto per dire un'altra cosa. Allora, innanzitutto ringrazio voi. Ringrazio Fede che veramente è stata lì proprio di sì, con che la figuraccia, proprio. Esatto. Che figuraccia poi al telefono gliel'ho raccontata. No, che ridere. L'ho chiamata. Faccio, Fede? E lei? Sì? sono Letizia. Letizia. Sì, dimmi. E io ma che... No, io ma sai perché... Perché noi abbiamo un'altra ragazza nello staff che si chiama Letizia, quindi io sono convinta fosse lei. No, guarda. Comunque, dicevo, approfitto per dire una cosa, se qualcuno si è collegato, ecco, da poco. A me mandano ovviamente su Instagram tutti i messaggi, mi fai un vocale. Ora, quando eravamo in lockdown, chiaramente io ho risposto a tutti in maniera carina dicendo che non facevo audio, eccetera, eccetera. Io non è che non faccio audio perché sono stronza, lo posso dire? Sì, non faccio lo puoi audio dire. Perché in genere a me piace guardare le persone in faccia, quindi è un po' questo il motivo. E soprattutto, sai, comunque mi è capitato di essere invitata prima appunto di questo momento fantastico che stiamo vivendo, in giro per l'Italia, per eventi, eccetera, eccetera. E io li ho sempre fatti, anzi a me quando capita che con l'organizzazione che stiamo lì, magari dopo una conferenza, poi andiamo via, scendiamo dal palco, a me mi devono portare via veramente, cioè mi devono tirare, perché io rimango con le persone. E, ma questo ovviamente, cioè, rimanendo sempre sulla cosa di chi vuole un vocale, di chi vuole magari un autografo, che comunque ragazzi fa strano pure a me, non è una cosa, cioè non è una cosa normale per me fare autografi, quindi insomma, però a me piace parlare con le persone, quindi non vorrei passare per quella che non sono, semplicemente non ve la prendete, ma non faccio audio, perché più che altro perché non so dove vanno a finire. E allora, siccome io non frequento TikTok, sta roba qua, eccetera, eccetera, io evito, perché
perché comunque io su quelle soprattutto sulle frasi celebri di Hermione, comunque proprio perché il prodotto è stato blindato fin dall'inizio, abbiamo firmato liberatori, eccetera, eccetera, è vero che con la nostra voce poi nel momento in cui firmi ci possono fare quello che vogliono, però da una parte lo decido anche io, la mia stessa voce, dove va, chiaramente, certo. No? Quindi non è cattiveria, mi fa piacere farlo adesso e quindi approfittavo per ringraziare voi proprio perché a Fede io ho detto che siete state le prime, avete sdoganato questa mia, perché io mi vergogno da morire, sono super timida, quindi la butto sul romano anche per questo, perché mi sento un po' più a casa. Buttiamo in caciara. Esatto, buttiamo un po' in caciara, quindi siamo tutti un po' più sereni. E quindi niente, ma infatti mi sono poi emozionata tantissimo perché Letizia al telefono mi ha detto che aveva visto già le nostre live su YouTube e pure con gli altri doppiatori ha visto il nostro modo magari di essere non seri, super amichevoli, no. Quindi sì, ti ha fatto tanto piacere. Bene, molto, sì. Allora vado? Vai, noi ci muoviamo. Io vi ricordo che ho 34 anni, in quel momento ce n'avevo 15, quindi ci provo, ok? Uffa, ma voi non leggete? La pietra filosofale è una sostanza leggendaria dai poteri sbalorditivi. Può trasformare qualunque metallo in puro oro e produce l'elisir di lunga vita. Chi lo beve diventa immortale. L'unica pietra attualmente esistente appartiene a Nicolas Flamel, il noto alchimista, che l'anno scorso ha festeggiato il 665esimo compleanno. Ecco cosa sorveglia Fuffi al terzo piano. Ecco cosa c'è sotto la botola. La pietra filosofale. Basta. Bravissima. Facci anche le... Che emozione. Cosa... È vero. Che bello. Ho messo un secondo per leggere, ho una paura. No. Non è un provino, la parte è già tua. Mamma mia. Infatti. Ci puoi fare anche quella che hanno chiesto di Leviosa. Come no? La facciamo tutta intera, come prima, sì, allora. Sì. Fermo, così caverai l'occhio a qualcuno. Per di più sbagli pronuncia. È Leviosa, non Leviosa. Grazie. La faccia plastica. Bellissima. Grazie a voi. Grazie per il tempo che ci hai dedicato. A noi ha fatto super piacere. Grazie di cuore. Tantissimo, e poi sei simpaticissima, no? Sì, davvero. Perché hai affrontato dai, la mia timidezza. Vi ho raccontato cose un po' diverse, dai, così almeno vi sì. Faccio un'idea diversa, perché sennò sembriamo veramente tutti impomatati, tutti impostati. No. Quindi siate buoni con noi. No, grazie a voi, spero. Grazie perché hai fatto un regalo di Natale non solo a noi ma pure per chi ci segue, perché ci facevano il tuo nome proprio dall'inizio, quindi figurati. Sì. Grazie. Sì. Aspettavano tantissimo. Dai, ce l'abbiamo fatta. Noi speriamo di poter organizzare questa riunione di Harry Potter, magari anche di High School Musical. Tranquillizzare tutti quanti che abbiamo finalmente una data per gli Avengers. Oh, quindi la sveglieremo presto. Tutti i giorni. Tranquillizziamoci che ce l'abbiamo, ve la sveleremo presto, però questa qui sarà l'ultima live del 2020, quindi vi dico che ci rivedremo nel 2021. Abbiamo chiuso in bellezza. Sì. Chiudiamo in bellezza, sì, con Letizia. Assolutamente. Sì. Evviva. Che poi è un percorso che abbiamo iniziato proprio quest'anno, quindi chiudiamo, sì, proprio con te. Vero. Lo vedi, abbiamo fatto bene a aspettare, allora. Sì, sì, in fondo. Noi quindi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a martedì che c'è Harry Potter, quindi mi raccomando. Proposito. Perché adesso non lo fanno più il giovedì con queste feste, vabbè. Sì, esatto. Lo tenteranno la prima parte martedì 22 dicembre e la 26. Seconda il 26 dicembre. Quindi Santo Stefano ce lo passiamo comunque con Harry Potter, dai, e con la voce di Letizia. E con Letizia. Ciao a tutti, grazie. Ciao e buon Natale. Ciao. Buon Natale. Auguri. Grazie ancora Letizia. Buon